Io pensavo che stavo impallato. Ma sei impallato proprio in modo di dire. Allora, rieccoci. Final Fantasy 8 dopo tanto tempo. Eccoci. Final Fantasy 8 dopo tanto tempo. Ci sento il doppio, triplo. È rientrato il volume, scusate. Allora. Allora, eccoci qua. E siamo qui, Final Fantasy 8 comincio dopo tanto tempo, dopo un'operazione e la convalescenza dall'operazione. Scuola Regiene. Ok. Non mi ricordo che cazzo dovevo fare. Ecco, ho avvertito. Porca merda! Dalla vita vince i giochi. No, dove cazzo ero arrivato io? C'era qualcosa che dovevo fare qui in città con coso, però porca merda, aspettate. Conferma ordine, ti è arrivato, ha accettato l'ordine. Subito, ho fatto subito, mi ha mandato oggi il coso del coupon. Aspetta, guarda che mi ha scritto, ti faccio leggere. Cioè, intanto sto cercando di ricordarmi dove, che cazzo dovevamo fare E qui. Madonna, 3 mail, biglietto di pagamento. Ragazzi, scusate, ma... Allora, ciao Claudia, come stai? È da un po' che non ci sentiamo e dobbiamo ammettere che ci manchi. Scusa. Per convincerti a tornare abbiamo deciso di dedicarti delle offerte esclusive. Subito! Sì, dai 51 ai 100 avrete 20 euro di sconto. Quanto cazzo, non mi ricordo dove E poi a stavamo. Sapello che mi faceva una cosa del genere, tutta la roba che ho comprato di qua la potevo comprare là. Perché? Avrei fatto quella da 30 euro di sconto, che 100 euro l'avrei spesi. Vedimi un attimo, tocca di là perché qua mi dà che Una c'è una palla. persona in meno. Fammi aggiornare. Una persona. Eccomo due. Ok. Proprio se invece qualcuno è entrato. Allora, mi sono presa le lenti per Yennefer, per Tifa barra Erza, per Geralt. E l'altra per Saber. Ciao Vabbè, senti io. Buonasera, Xander. Xander, buonasera. Stavo cercando perché non mi ricordo più che cazzo dovevo fare. Mi sa che devo tornare indietro con lui, eh. Beh, è che è molto probabile adesso ricordi più Xander Sì, che te. molto, molto di più. Passo un po'. Che bello, lo vedo pure quando sei online, Alexander, che ti ho mandato la richiesta d'amicizia. So quando sei online. Ti Quindi guardo se vedi qualcuno. adesso Xander sei fottuto. Non è vero. Ah, eccolo, vedi? È online, non mi segue. Oddio, vedi che mi Ah, piagni. Ah, ah. vediamo, sai che dovrei andare qui a fare quella missione con... No, mi spiace, non ricordo dove sei arrivata, manco io. Ah, ok. Oddio, che è sto coso? Passate quando volete. Grazie. Eccomi. Che è questo? È una statuetta che lui ricrea, che poi è un pupa, è uno, un essere che ci ha aiutato quando Sembra stavamo... Red 13. 13, giusto? No, Tredicesimo. tredicesimo. No, Red 13 sarebbe. Red 13. Oddio. Chi è che Questo... l'altra volta mi ha blastato perché ho detto Non tredicesimo? ricordo. Per trovare me stesso sono partito in viaggio. Eccoti, dov'è? Ho lasciato Balamb un anno fa e ho girato molto. Poi sono finito qua. Che culo.
Addio, desolazione. Infatti. Mettino, non c'è più l'edificio. Ora ti pesca bene qui, dai. Ma sì, ma che ci porta? Che bella giornata, hanno distrutto il mondo, ma. Signori di mezza età, carini gatti. Piacciono anche a te, è vero? Sì. Sono gli animali più belli. Io ne ho circa 26. Vabbè. La Madonna. Senti, ma non sono sicuro. So contare solo fino a 26. E scuola. Il silenzio di tuo compagno alla scuola. Fortuna a dire poco, ora non posso più fare finta di non esserci. Asta? Dio, che belli questi filtri! Perché il bagno non può tenere aste? Che filtro meraviglioso! No, guarda che taglio! Ma non mi mette proprio davanti al gioco. Ma in evidenza però, che applicazione è? È Instagram. Scusatemi un attimo. Ah, bene. Io guarda come stavo giocando io. Ok. Così. Non so perché. Stavo giocando guardando la live. Si è impallato un attimo. Che culo. Vedi che taglio. Fai tipo. Io da una vita che non vedo Instagram. Squagli la testa. A parte sto truccata, che bello. Instagram è fantastico perché ti trucca. Instagram ti trucca. Ti trucca. Dio, i tasti non mi ricordo pure. Ah, se lui c'è l'accento. Ah, se lui c'è la 19, perché non lo può prendere? Oh mio Dio, guarda. Dai, quelli. No, che bello! Madonna santa, già non mi piace quello del basso, ma è ancora più ciccione del solito. Mi sa che non ho messo a simile a Squall. Che taglio! Sono successo pure io. E a scuola Irvine. Perché gli avevo messo ruba e le altre cose. Aspetta che tanto facciamo magia, scuola. Che sti cuori qua. Prendi. Irvine. Oddio. Non so spaventare. Dio, che cosa sto facendo? Non ho capito. C'è la dentatura. Danno vita. Non ti ricordi un cazzo di come si gioca sto gioco. Mi ci sono preso tutte le magie, va bene, poi dopo le conti le mettiamo bene, sti cazzi, basta, non te ne parla del Vine. Sono nuovo. Oddio, che meraviglia questo! Amore, siamo in live, smettila di fare quelle cose. Dettaglio. Cagnolino. Il cagnolino è quello che c'è da una vita. Il rossetto. Mi dispiace. Che? Che il PC. Ma che cazzo. No, domani ci cazzeggio quando sto in pausa. Allora il gioco per domani. Porca troia, che carino. Questo che è? Io mi ricordo che sono dovuto tornare indietro per qualche motivo. O che avevo finito tutto. Vorrei andare a vedere la live, ma non so se ce l'ho. Bianco nata. Uè, sei mira, dai. Ma che belli sti effetti. Ma Instagram sei impazzito. In compenso sono uscito a salvare FF perché il mio amico ha detto che era un problema di surriscaldamento. Dai. Meno male. Ti sistema l'evento, eh. Metti il ventilatore vicino. Ma io lo facevo, d'estate, perché mandai in surriscaldamento e andava. Ah. Metto il ventilatorino sotto. Tanto facevo pure che scappiesi.
Non lo faccio più. Non c'è niente. C'era l'ultimo qua. Vabbè, io sono andato da tutte le parti. Ne avevamo già parlato, ecco, avevamo fatto la cosa del vecchio. Ok, quindi no, tocca andarcene di nuovo a Balam. Senti musichetta. Ti piacciono? Io mi ricordo poco e niente di FH, ridendo e scherzando è quasi un mese che non gioco. Io minimo sono 2 settimane, ma minimo sono 2 settimane, perché la settimana che sono stato male, la settimana d'operazione, e poi è passata tipo una settimana da quando mi sono ripreso l'operazione, quindi. Anzi no, no, giovedì ho fatto l'operazione, con giovedì dopo. Oddio, mi era tomata. Però visto più vicino. Cosa c'è? Selfie è depressa. Quindi? Dovresti fare qualcosa per lei visto che sei il capo, no? Ma siccome non sei molto abile in queste faccende, pensavo di darti una mano. Dov'è Selfie adesso? Al palco del festival. Non vorrei che dovevo triggerare sta cosa per tornare lì. No, di questi cazzi, non mi segna niente. Tanto se mi dava mega finito o qualcosa del genere, che non mi interessa. Ma mo se ne ricorda che Selfie è depressa? Aspetta, chi si muove? Lo riparano con quella gru, il garden? Come pensavi lo riparassero? Con chiodi e martello? No, non volevo dire questo. Andiamo. Tu non ti stupisci mai di niente? No. Che cazzo sta? Guardate qualcosa di là. Io lo scrivo e poi ho detto vabbè, perché non mi ricordo nessuno. Allora, parla, tutti stanno dicendo che il miglior finale è quello di Final Fantasy 9. Il peggiore stanno dicendo che è il 7. Beh, il 7 cioè, ti lascia quel... Tu una volta che uccidi Sephiroth che succede?
Tu lo batti, scappate tutti, ma poi lui sente che Sephiroth è ancora vivo. Torna giù e c'è l'ultimo combattimento finale contro Sephiroth, dove l'unica cosa che devi fare è e poi? Omni Slash, lui fa Omni Slash, e poi? lo ammazza. Punto, poi non mi ricordo. E poi? Non si sa, tornano da qualche parte. No, poi ti fa vedere che il meteorite sta ancora cascando sulla Terra. Io non mi ricordo dove si va. Ah, questo che ha scritto finale peggiore Final Fantasy 15 non e finale più. Migliore Final Fantasy 10-2. Hai finito? 10-2 Final Fantasy finale. Finale migliore. Vabbè, dipende quale hai giocato dei vari finali. Ma che cazzo? Perché c'è quello in cui ritorna. 8 no. Migliore o 9 o 10? Ma come fate a dire? Dire che Final Fantasy. Guarda, ti posso dire che non ti è piaciuto così, ma il finale di Final Fantasy 15 pure a chi l'ha odiato. È stupendo. Tutti uno ha detto che ha pianto. Dice nonostante tutto ho pianto. No, il finale Final Fantasy 15 è uno dei migliori. Porca troia. Distrugge proprio dentro l'animo. Cioè. Ti stupra. No, io ci sono rimasta male perché comunque non mi aspettavo, però è stato proprio qua. Non dirlo perché Xander non ci ha giocato, dico soltanto che ti stupra. Final Fantasy Type Zero dicono che è quello più traumatico. Sì, traumatico. Porca puttana, sì, oh. Madonna santa, poi per me è traumaticissimo. E uno. Il finale del 9 è l'unico in cui ho pianto un capolavoro. Quello peggiore no, non riesco a trovarlo. Ah, infatti è vero, manco io non riesco a trovarlo, ecco perché. Non è giusto! Tutto quel lavoro per far muovere il Garden e poi sbattete contro il FH. È stato inevitabile. Avrei voluto vedere un gruppo suonare. E vedere tutta la gente allegra attorno a me. Ah. Se va proprio giù, la consolo, lascio fare di vai, no, la consolo io. 10-8 uno ha detto. Dice l'unica cosa che brutti non ce ne sono, però per l'importanza e ammirazione che ho del 6 mi sarei aspettato un finale più intenso. Beh, se non me lo ricordo manco per quanto non mi è fregato. Beh, il 6 è uno dei Final Fantasy che non. Tutti lo millantano come i Final Fantasy proprio, ma. Dai, fatti forza. Ma il 9 a sto ragazzo è il preferito. Che strano che una persona indifferente come te mi consoli. Sembra davvero così depressa. Madonna, non posso fare un cazzo io. Oh, questo sì. Premetto che... Non posso che... fare un cazzo, è uscita una bollicina che ha fatto questo. Che bello. Questo è da mettere proprio ok. Premetto che li ho giocati tutti eccetto Type Zero, non ti preoccupare. Sono okay. Cresciuto con il 7, 8 e 9. Quest'ultimo è il mio preferito, il 9, quindi... I finali migliori secondo me li hanno il 9, il 10, Crisis Core e il 15. Il 15 mi ha fatto lacrimare come pochi a 26 anni, nonostante da tanti venga fortissimo criticato. Sai dove continuare, come la stai a leggere? Scherzi a parte, secondo me tutti i Final Fantasy e i finali di ogni singolo Final Fantasy ti lasciano qualcosa. Sì, quello sì, eh. Porca Però troia. Ti ripeto. Io ti posso dire che il 16, sì, il 6, non me lo ricordo. Il 16. 16. Il 6 non me lo ricordo. Per esempio mi piace tantissimo il finale dell'8 a me, veramente tanto. Ma il 9 finisce? Il 9 finisce che tu... Muori vivi. Non è che muori vivi. Finisce che tu hai ammazzato, hai battuto il nemico finale... Quell'essere che vuole distruggere tutti i mondi perché ha capito che sei... Che non è neanche cosa? Ah no, no, Katarina già l'hai battuto. Okay. Dopo che l'hai battuto viene ritrasportato sulla Terra, state scappando dall'albero della vita che sta crollando e tu senti che Katarina è ancora vivo, allora lo vai a salvare. No, Katarina, non è Kuja. E Kuja. Eh sì, lo ricordo, no. Che tu torni indietro per salvarlo, no? Me l'avevi detto già. E poi che succede? Tu ti salvi, alla fine fanno vedere che è crollato tutto, passano mi sembra 5 anni, una cosa del genere, e fanno di nuovo uno spettacolo teatrale. Allora, te tu fanno vedere che crolla tutto, tu non sai se sei salvato o no. Poi che succede? Quando vai allo spettacolo teatrale si riuniscono tutti quanti i membri del gruppo, tranne Vivi, Purello che è morto, ma ha avuto penso bambini, è uguale a lui, tutti uguali identici. Tutti si riuniscono e parte questo spettacolo teatrale che è lo stesso che avevi portato la prima volta per rapire la principessa e a una certa si svela il protagonista che è il coso
Jaden e cosa lo corre a cercare, si perde per strada una cosa, non la ritrova, poi si rincontra e sembra. Carino. In tutto questo c'è una specie di racconto, lettera o qualcosa del genere fatta da Vivi che ringrazia tutti quanti Mamma per mia. l'aiuto. Tanto cavolo. Deve essere tanto triste però, eh. Pochettino. Non sono indifferenti, anch'io le mie idee, porello. Ma ci sono tante cose per cui non ci si può fare niente. E poi mi Il stancano. 16 per forza non te lo ricordi o prevedi il futuro? Non lo so. E poi mi stancano a parlare con, mi stanco a parlare con la gente. A parte che veramente io penso che qualsiasi gioco che ti abbia preso, a prescindere, il finale te ci può lasciare tante volte male o cose varie, però devono essere proprio giochi de merda per Per c'è un esempio, finale de io merda. per tutti quelli che dicono che The Last of Us è un capolavoro, io ti posso dire sono quello che ci è rimasto di più di merda. A parte il gioco era troppo lento e vabbè, però era fatto bene. Però il finale per me è stata una stronzata. Si passa da. Aspetta, prima dimmi se l'hai visto perché sennò te faccio spoiler immenso. Nera domanda è stupendo. Vabbè, fammi andare avanti, sennò. Ah, pensi di nuovo a qualcosa che non direi mai, vero? Scusa. Che devo di aiutarla, questo è il risultato. Porello, squallo, incompreso, vuole aiutare la gente, ma non ti preoccupare, io sto bene. Mi raccomando a te piuttosto. E vai, ne pensi tu, io non so che fare. Squall si presenta il rapporto in presidenza. Che succede ora? Salvato Ecco qua. Ok. in corners. Che ti abbia preso e soprattutto che hai vissuto sia che sia un brutto gioco sia che no. È curioso. Ma è spoiler proprio di quelli immensi perché dico proprio la Guarda, parte se ti finale. piacciono i polentoni non te lo giochi, perché è Forse proprio non serve a lento. niente essere depressi. Beh, non Ma perché è serve. depressa? Perché ha crollato tutto? Gli hanno distrutto il garden da dove veniva. Quindi hanno ammazzato tutti gli amici che aveva. In più, l'unica cosa che aveva perché voleva un po' riprendersi e fare una festa è che stava organizzando sta festa così e gli hanno distrutto tutto quello. Madonna! Che, cioè, te prego, vai a Lourdes. Cioè, Infatti facciamo qualcosa di divertente. C'è cosa? Pensiamo a qualcosa. Chiediamo a quelli di FH se ci riparano il palco. Ripararlo per loro sarà una cosa da niente. Pazienza un po'. Allora, ti dico. Aspetta, leggiamo qua, vediamo un attimo. Davvero, secondo te lo faranno? Non ti preoccupare, proverò io a convincerli. certo, sparandogli. Cioè, vuoi dire che. Creeremo il gruppo di selfie e di selfie sembra proprio. E lo faremo suonare su questo palco. Il gruppo di selfie, tutti così al telefono. Yahoo! Apro Avremo il il mio gruppo. gruppo. Bene, bene, almeno sono riuscito a farla felice. Ah, Non oddio, credo qua, di. fiu! Già stai qua. Fine del Ma lui rapporto. è coso? È ispirato a cosa? È ispirato a Robbie A Robbie Williams. Williams. Ho capito, ho ricevuto anche il rapporto di selfie un attimo fa. Ha detto che l'ha scritto sul suo diario aperto. Puoi vederlo sul terminale in classe. Ah, un'altra cosa. Sembra che i soldati di Galbadia avessero come primo obiettivo quello di cercare il leone. Credo ci sia la strega idea dietro tutto ciò. Il leone ha il potere di far rivivere esperienze in un In un mondo mondo passato. passato. Di un mondo passato. La strega idea. La sta cercando per potersi impadronire di tale potere. Quindi l'esercito di Galbadia, schierato con la strega, stava cercando il leone AFH. E che l'avessero trovato oppure no, l'esercito aveva l'ordine di distruggere la città. Ciò per ridurre il numero dei posti potenziali in cui si può nascondere. Logico. La strega continuerà a bruciare e distruggere tutto lungo il suo cammino finché non troverà il leone. Io avrei letto tutto è lungo e largo, ecco perché tante volte mi sbaglio a parlare. Che già prevedo. Tu non devi prevedere niente, legge e Lo so, è basta. la mia pigrizia del non voler Non leggere. possiamo Non più possiamo più esitare. esitare. Dobbiamo distruggere la strega. La strega è arrivata. Eh no.
Pare il presidente Sid. Preside. Il presidente Sid. Ho un annuncio da fare a tu per voi tutti. Ti sono mancato che leggevo male, Sander. Oddio, che sta? Ho notizie importanti che riguardano tutti voi. Il modulo di movimento del Garden è in riparazione. Quando anche questa fase verrà completata, lasceremo FH e partiremo per una missione. Ma FH che cos'è? È il porto dove siamo adesso. Si chiama Fisherman Horizon. Ah. Me lo sono ricordato. Quello che si infilava in magna. Questa missione ha come scopo l'annientamento della strega. Il Garden sarà la nostra base mobile. La gestione dell'operazione sarà condotta da me e da alcuni Sid. Ecco come? Arriva. Ma quanto è vestito di merda sto coraccio? Oh. Questa è una missione di guerra. Abbiamo bisogno di un leader valoroso. Rinoa. Carina. In qualità di preside nomino Squall capo squadra Sid. Ma che... Lui non vuole. E lei corre. Perché sono i suoi sottoposti. Da ora in poi il comando strategico... E sulla nostra futura direzione sarà affidata a Skull. Ma dice davvero? A me fa morire. Dice davvero? Io non so buona fortuna. Ma che volete? Io sto in pace. Seguite i suoi ordini. Incredibile. Seguite i suoi ordini. Qualsiasi obiezione mi venga riferita personalmente. Qualsiasi obiezione mi venga riferita personalmente. Ok, la non ha chiesto il mio parere. Non ha chiesto il mio parere. Che cazzo? Pazzesco, vedo un pallume di speranza. In che senso vedo un pallume di speranza? Skull, mi fido di te. No, vabbè, siamo messi bene. Questo è il tuo destino. Condurre l'esercito che distruggerà la sega. La sega? La strega! La sega! Che cazzo? Ma che cazzo? Non mi dica che la mia vita è già stata decisa fin dall'inizio. Madonna che teatrale, Squallo. Sì, Squallo. Oh mio Dio, è teatralissimo. Non me ne frega niente di combattere la strega, ma non lo posso evitare fino a quando sono Sid. Fino a quando sono Sid? Lasciare la Sid? E se lascio la Sid, cosa mi resta? Non ci voglio proprio pensare. Perché hai ricordato qualcosa? Oh. Che cosa ho ricordato? Aspetta. Ah, Fisherman Horizon. Ha ragione il preside, bisogna salvare il Garden e distruggere la strega. Come potrò occuparmi della gente e delle battaglie allo stesso tempo? Bisogna distruggere la strega e farla finita in fretta. Ma la strega è la moglie del preside, davvero vuole distruggerla? E si rimette tu. Come si sentirà nel dare un ordine del genere? O tutti dicono che Final Fantasy VIII è brutto, che l'introspezione di che scuola è un emo di me, ma... L'introspezione di questo ragazzo è una delle cose più create meglio. E niente, la speranza è morta. No, perché... L'hai fatto manco in tempo. Grazie, grazie a tutti. Sessi sarà il capo del nostro gruppo. Salve a tutti. Vorremmo organizzare un concerto e dedicarlo ad una persona che sta facendo molto per tutti noi. Skull! Ma quanto sarà felice, guarda. Mazza. Vorrei che questo concerto fosse un regalo da tutti i suoi amici. Sembra divertente. Un modo per metterlo più in imbarazzo. Ma i musicisti sono qui. Siamo noi. Dove, dove? Coglione. Vuoi dire che siamo noi? Grazie. Qui ma non abbiamo mai suonato insieme. Tanto vale provare però, no? Brava Rinoa. Abbiamo gli strumenti e gli spartiti. Scegliamo quattro di noi e formiamo il gruppo. Quattro? Che divertente, proviamo. Scusa Rinoa, tu non puoi suonare con noi. No! Non mi volete nel gruppo? Per te ho un compito molto più delicato, if you know what I mean. No! Che deve fare, Porella? Deve far compagnia a scuola, cazzo. Non ho mai preso in mano uno strumento finora, come faccio? La campanella, quella, attenti. Sì, sì. Ah, è vero! Era... Cazzo, l'avevo letta l'altra volta. Vabbè, c'è un problema da risolvere. Questo concerto mi sta a cuore sin da quando mi sono trasferita qui. Va avanti, che io lo leggo. Sì. Ho gli spartiti che mi aveva dato l'ex organizzatore del concerto, ma quando il Garden si è scontrato, i fogli si sono tutti mischiati. Ehi. Doveva essere uno spartito a quattro parti, e invece adesso ho uno spartito con otto parti. E si sono moltiplicati. Allora, che altro? Cosa significa? Eccolo, lo scemo del villaggio.
Se scegliamo tra le 8 parti le 4 appropriate, riusciremo a suonare la canzone giusta. Che culo. Vai. Se scegliamo la parte sbagliata, verrà fuori una musica molto strana. Una musica di merda. Aspetta, con un po' di malinconia, fine la confusione, generale disagio e malumore. Quindi dobbiamo trovare la ballata degli sciumi. Sciumi? Sì. Chitarra acustica, violino, flauto e tip e tap. Tip e tap e tip e tap. Inoltre, mentre lo provano, accomandati e vai di nuovo dal capo costruttore per recuperare un oggetto, cosa che io ho dimenticato, Dio Cristo. Ok, andiamo subito. Allora, se scegliamo la parte L'ho sbagliata, detto adesso. ok, scusa. Abbiamo tutti gli strumenti ora. Ognuno di voi provi a suonarne uno. Ah, così? Il Vine vi ascolterà e vi dirà se avete scelto bene oppure no. Cominciamo? Allora, chitarra acustica. Ma chi li devo segnare a caso? Sì, non mi dice chi. No, la vai giù. Qua. No, non mi dice a chi. Se abbiamo scelto la ballata degli sciumi, alla fine del discorso il nome rimarrà con scuola fino alla fine del concerto. Con altre due alternative, invece di no, scapperà via prima della fine dello spettacolo. No, 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 non va a scappare. Va bene, Chitarra acustica. no. Abbiamo detto chitarra acustica. Ci vuoi un tipo da chitarra acustica, Zel? Voglia. Ah, sì. Mazza, non ha mai suonata Tiè, oh. Jimi Hendrix, spostati. Cosa sta scritto? Che? Ah, ok. Violino, flauto e tip tap. Tip Tip tap è tap e selfie, tipidità? sicuro. No, mi sa O che no, è è sbagliato. Irvine. Sì, forse. Fattura per tanto? Basta. Ok, Questo no, ok, perfetto, perfetto. bravissimo. Perfetto. Poi, violino. Violino lo vedo più da Squistis, qua. Da Squinfris. Scusa, non era quella dopo. Aio. Ah! E vabbè. Tiè! Chi è che si alza per sto pallo? Non lo so. Ok, può andare, sì, Ce lo dice dovrebbe. da solo. Poi flauto. Flauto. Non stavo a leggere perché E mo, tip e tappo. mentre lei suona il flauto, io devo andare al coso allora. Mentre sono in corso le prove dei nostri amici, approfittiamo per allontanarci e fare ancora una volta. Basta. Difa. Mi devo allontanare. Sì, ok. Mazza quanto sono a sto flauto. Mamma mia, 30 oh! km di distanza. Porca miseria! Tip tap e squisis, quindi. Squinfris. Squinfreeze. No, è finito. Dove andò? C'è qualcosa là? È il coso di energia che genera tipo una magia. Ma cosa? Perché quando è il mio momento non c'è nessuno? Problema. Qua però mi sbaglio sempre, mi sembra più da di là l'entrata che da lì da. Che ti prende? Allora, mentre ci sono in corso, approfittiamo a fare una parte del villaggio in compagnia di Vai. In particolar modo entriamo nell'hotel ed esaminiamo la TV per ascoltare la notizia di un misterioso oggetto. Un individuo con cappotto beige e fucile alla mano si aggira per la città. Impressioni? Che paura! Che
Si trovava vicino all'ascensore e dal suo fucile è uscito l'inferno. Ma Ma lui? quello non è un fucile. Un cappotto. È un tipo sospetto. Sei tu? Poi ti va? No, però potrebbe essere pure sei Seifer. Cappotto beige a casa mia nel Seifer. È che il posto funziona come... Cosa si è detto? No, ho sbagliato a premere. Sbagliato a premere, scusa. Non devi toccare, vattene via. Paura! Cazzo hai fatto? Ecco il suo sospetto, vedete? Raggiungiamo ora la casa del capomastro ed assisteremo ad una... Il capomastro dovrebbe essere qua, se non mi sbaglio. Compare di mano quale li costruisco, gli argini di una serata magica di disco e mi stupisco quando si mette al banchetto che impazzisco. E allora Lui? il capomastro. No, abbiamo letto beige, non grigio. Beige. Era beige. Cappotto beige. Mi sembra. Che dico? Non so poi come devo comprare le cose, vabbè. No, se là il capomastro dove cazzo era il capomastro? Sì. Cioè, Seifer so che c'ha il cappotto grigio, che c'ha i capelli biondi, che c'ha una faccia da stronzo, però... è sua, sì, è sua la colpa, sì. Ah no, vabbè, perché ho detto scusa, se non siamo, se lui non dice sono io e qua Ma è mi sembra che siamo lui, ma chi è quel insieme. fucile? Il fucile è Irvine. No? Irvine non c'ha le pistole e il fucile? Seifer no, Seifer Ah, c'ha la spada. allora vuoi sistemarlo? Hai detto di essere un professionista in questo, no? Eh? Ancora qui. E allora? Allora, che stai facendo? No! Ah, ma sei da solo? Stava per essere riparato, ma non importa, mi occuperò io di te. C'è qualcosa di diverso da prima. Ti faccio vedere io. Sembra che faccia sul serio. Sparaie. Meglio andare via. Ok, è stato un piacere. Ci vediamo. Taglia la corda. Cosa? Dove devi andare? Risolviamo la cosa fuori. Quanto sono plateali, Madonna. Che? Non è vero. Leggi? Alta voce. Aspetta. Senti, Matteo, levati e fai giocare Shira. Ha capito più lei in 10 minuti di ciò che tu in 10 ore. Non è vero. Poi magari solo 10 ore. No, guarda, sembra carino, ma mi annoierei, penso, per i turni e cose varie. Però io quando mi ci metto su un gioco mi ci Oddio, sta a terra, fisso. perché? Che cazzo è successo? T'aspettavo fuori, stronzo! Che va a parlare con lui? Senti, coso, che hai fatto? Incredibile, come l'hai fatta? Come ce l'hai fatta? Ho Come ce l'hai fatta? sbragato. Non Non è era niente di niente di speciale, speciale. questa è la bambolina che si fa. Eh? Comunque grazie, ho qualcosa per te. Tieni, cosa finisce? Ah, non è di tipo mega? Così. Basta, tutto sto casino va da finisce. Ok, adesso devi esaminare il soldato. C, colpi veloci, colpi perforanti e colpi vibranti. Basta.
Comunque, ormai la scuola è proprio praideale prima, cioè non me l'aspettavo. Sì, perché tu non ti sei vista la cosa prima, perché lui in pratica c'ha proprio questo concetto suo personale, introspettivo, che dice: a me non me ne frega niente di nessuno, non voglio avere aiuto da nessuno. Poi però nello stesso pensiero si rende conto e dice: no, non è vero, io ho bisogno di qualcuno, Oh, però però come hai faccio? visto però a scuola che dice, cioè, non gli frega un cazzo. Ma non è vero, a lui gli No, frega no, 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 soltanto però che sai, sa che no, determinate cose non può farci no, sai niente. che cioè, ha detto una cosa che ti fa pensare. Dice Edea, praticamente è la moglie del preside, come si sentirà di avermi dato un compito del genere? Cioè, capito? Sei medesima pure nella Sì. persona. Per esempio lui è quello che quando scopre che Seifer è morto, Ancora sta sola questa. il primo pensiero che gli va al fatto che tutti parlano di Seifer al passato, e lui la prima volta che gli scappoccia in testa è dire: sì, ma pure di me si parlerà così quando sarò morto. No, io non Ma voglio che sei si per me che è parli. morto? Sì, all'inizio si pensa che è morto. Ah. Fa, dice: io non voglio che si parli di me al passato. E scappoccia proprio. Pensate. Basta, hai finito pure il fiato. Ok, Ti perfetto. prego, fammi il tippo tappo, tipo tappo. Tippetà, tibilità. In poche parole, uno psichiatra con lui diventerebbe ricco. Ohia. Beh, Porca vacca. Simone se la passa bene con me, però no, non la pagavo io tanto altrimenti. Ti prego, interrompila Olè! subito. Non si può. Vai benissimo tesoro, non ti preoccupare. Abbiamo tempo fino a stasera prima del concerto per fare un po' di pratica. Questa è bella staffa col tip tap. Guarda, 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 guarda Questa per poi terra. toccherà a Rinoa. Sono un po' emozionata, ma fidatevi di me. Non vedo l'ora. Ma sa, ha capito a che cosa deve fare? No. Basta che sto con scuola e me ne frega il cazzo. Ah, Frattanto i quello. preparativi per il concerto saranno già stati ultimati e la sera stessa Rinoa inviterà la scuola al concerto. Accettiamo, dirigiamoci verso la Diede vetta. no, Che mo noia, diede no, no, che accettiamo, che noia. noia. Ma cosa stanno facendo tutti? Ti Tu ti sei dato. sei sedato. Ma intanto salviamo che Per qua. salvare la situazione, scritto. No, vabbè. Un po' più giù il salva non lo potevano mettere Qui devo fare una nuova distribuzione di magie perché io levo tutta a cosa. comunque. Quanto sei quadrato? Cioè, sta parte è quadrata, è così. Oh! Ah, è arrivato. Ma cazzo è vestita Rinoa? No, è tutto nelle tue mani. Con un'altra cosa, ma sono dettagli. Io vado dritto. Ciao. No, si ferma da solo. Aspetta. Aspetta! Brutto stronzo. Ehi, Ehi, stai stai bene. bene? Sono annoiato, non lo dice però. Non Che faccia annoiata! Quanto mi capisce questa donna. Dovrei dire darglielo. scusa, ti prego. Se non si va avanti col discorso, se no non si va avanti col discorso, perché lui fa sempre. Scusa. È così che c'è. Scusa, Scusa, l'ho pensavo. inventato! Andiamo a un concerto insieme. Oh, porca troia. Va bene, metti giù Veramente e non mi va. vai giù. Vabbè. Ok. Ok. Evviva! Oh, stai buona tu. Porca Ok, puttana. Google del cazzo. Porca troia, accettato! Cazzo sta qua quella. Quindi? Dove sta sto concerto? Ma è E voi lo due? stadio olimpico? Sì. In Roma. State bene insieme? Stando. L'ha pensato però. No, non l'ha detto, io sta Ah! bisbigliando. Posto Posto perfetto, perfetto, una serata serata memorabile. E guarda questa fa memorabile. così, guarda. Vi faccio notare che lei è vestita elegante e lui ha lo stesso vestito che usa per le battaglie, per cui non sarà manco tanto Ma magari è pulito. pure schizzato di sangue. Sì, infatti. Memorabile. Memorabile. Vi ho trovato un bel posticino. Bel Dice posso, ma è posto. meglio così. Ci ho lasciato una rivista sopra, andateci pure, una La rivista rivista della porno? mia.
Mi ringrazierei dopo. Pensate a divertirvi. E lui coraccio. Esatto, eccolo, esatto. E mi fanno capo io nuovo. Si preoccupa un po' troppo. Ma questa manco mi piace. Io voglio Squistis. O Squinfris. Vabbè. Grazie. O Shiva. Quando veniamo noi però ci lasciate il posto, eh? Ma lei non mi dice niente. Scusi, scusi. Senta, ho un posto libero. Ma dove vado però? Dirigiamoci verso la piazza di Fisherman Horizon. Quale cazzo è? Questo è il mio momento. Io vado. A fangulo? Dobbiamo andare giù. Non stai tremando, vero? Lascia perdere. Mi stava complicando le risate. Oddio. Quanto siamo buggati qui? Sì. Anzi, glitchati proprio. Glitch, la mia mano nella tua. Lei tutta in ghingheri. È il solito. Le idol. Le idol. Ho Final Fantasy 10-2 proprio. Ma non nessuno canta capito. Però, eh. Anche a me capita. Questo concerto è dedicato a te. Rinnova, tocca a te. Ma cosa? Che? Ma che cazzo? Ecco la sensazionale band di selfie. Purello, imbarazzatissimo. Ma dove sta Rinova? Non lo so ancora. Ecco così. Un certo momento anche il tasto d'autore per definire dell'inquadratura posteriore. Voglio vedere sotto la gonna dei surfi. Non ci possiamo vedere. È tutta... pixellata. Oddio, oddio. Una rivista. Questo è il posto che dice Irvine. Una rivista erotica. E niente, guarda, ma cosa ha in testa quello? Mi devi parlare, vero? Ma il concerto è dall'altra parte, perché io stanno a fa così? Ok, dimmi. Oh! Hai preso in mano il comando del Garden. Deve essere una prova molto dura. Non sai quanto. È così. Metti ansia. Deve essere una cosa molto dura e con la rivista erotica vicino, ragazzi. L'X2 era più ignorante, c'era una missione più o meno seria e poi una marea di canzoncine e concerti fatti così senza motivo apparente. Con le cose a cerchio, se lo ricorda molto. Ma guardano gli idol giapponesi. Rinnova però, tu stai a far vedere la patafrogna a tutti quelli che stanno davanti. Non cita nessuno tu. Ah, ok. Credo ci saranno momenti difficili in cui ti sentirai giù. Ma se cercherai di affrontare tutto da solo, sarà un peso troppo grande per te. Voi tutti mi aiutereste? Oh, oddio. Sai, siamo capaci tutti a imitarti. Ci riesco anch'io. Ecco, quando ti metti a pensare mai così, lo copia. E ha menato. Mazza che riflessi che c'ha, oh. E la ridemo. Io me ne vado. Mi prendi per culo. No, aspetta. Grabbalo, grabbalo. Volevamo dirti che... che nella vita è difficile trovare una soluzione da solo. E lo butta! Ho ucciso! No! E... the end. Bottana. Ah, ma che fai? Scherzo, me butti. Qualsiasi cosa va bene. Basta che parli un po' di più con noi. Se c'è qualcosa che possiamo fare, diccelo. Puoi fidarti. Sono tutti disposti a dare il meglio di loro stessi per aiutarti.
Dio, che ansia. Fidarmi degli altri, oppure dimentirmene. Non potremo restare insieme per sempre. Un mondo con amici che si fidano di te e sui quali puoi contare. Sarebbe meraviglioso, ma ho troppa paura di abituarmici. Che bello sto discorso. Un giorno ti porteranno via tutti gli amici da questo bel mondo ed essere da solo. È duro da accettare, è troppo triste. Quando questo momento arriva, è difficile trovare la forza di ricominciare da soli. Preferisco essere solo da subito, meglio non avere amici. No. No. Un cielo stellato, musica splendida e un bel ragazzo. Qui ci scappa. Un bel ragazzo che pensa. Che pensa a ciò che gli ho detto, a ciò che gli ho detto prima. Lui non dice niente, ma io lo capisco. Che pensi del nostro consiglio? Che non sono affari nostri? Capisco cosa volete dire, ma... Oddio! Boh, spia! Niente ma. Oddio, che brutta mano! Sì, infatti. Che brutto braccio. Attaccap? Ascolta, forse ora, solo ora possiamo stare tutti insieme. Tanto vale allora parlare e rilassarci un po', no? Solo ora? Non voglio amici che domani non ci saranno più. Sempre pessimista. Nessuno sa cosa accadrà in futuro. Ma oggi è oggi. Quello che tutti vogliamo oggi è esserti vicino. Cazzo dei tocchi. Ti vogliamo bene e ci impegneremo insieme. Io voglio bombarti, stronzo. Adesso l'ho fatto. Cazzo dei tocchi. Ci impegneremo insieme a te. Insieme. Ricordati questo. Quando hai bisogno d'aiuto non esitare a chiamarci. Noi saremo sempre pronti ad aiutarti. Soprattutto io. Non sappiamo cosa accadrà in futuro, ma non spariamo... Non spariamo mica da un giorno all'altro. Skull, tu cosa vorresti fare oggi o in futuro? Non lo so. Sei proprio così secca. Scusa, ma su questo argomento passo. E tu invece? Per il futuro? Passo anch'io, non lo so. Ma ora... Voglio bombarti! Ora voglio stare proprio così. Ah, darti di schiena? C'è una cutscene. Quella sta da 3 ore a fare il tip tap. Quell'altra sta al piccolo. Oh, già. Ma è in sogno? No. No, e c'è da dire Xander che lui dorme anche così. C'è anche da dire questo. Non ha un cazzo di pigiama. Sorellina, la sorellina, il tigreio, ma lui? Lui? Io sono solo, però farò del mio meglio. Poverino. Sono tutti orfani quelli che stanno al Garden di Balam. Anche se tu non ci sei più, ce la farò lo stesso. Riuscirò a farcela anche da solo. Purello però. Comandante Squall, si presenta al ponte immediatamente. Se va manco dormi in pace, oh. Comandante? Grazie. Madonna, sembra essere bloccato. Ma che cazzo è quel coso là, scusa? È un scudo, che è? Pensa se riesce a farsi rinnova. Pure in quel caso sarà vestito. Giustamente. Questo è uno scudo? No, era in teoria il porta Gloomblade. Madonna. Mo pensa, adesso non si sa dove sta. Che? Il Gunblade. Prima c'era il coso che lo portava, mo non ci sta. Dove doveva andare al ponte? Il giorno dopo, in quanto comandante, avremo nostra completa disposizione il Garde di Balamb. Viste le sue portentose capacità motorie,
potremmo usarlo per visitare l'immenso mondo di Final Fantasy VIII e portare a termine i tantissimi sottogiochi che questo gioco ci propone. Grazie infatti all'aiuto degli artigiani di Fisherman Horizon, il Garden è finalmente in grado di muoversi e Nida ne sarà al comando. Prima di scorrazzare liberamente a destra e a sinistra sarà meglio proseguire con la trama e dirigerci verso Balam. Due Guardian Forces ci attendono. Comandante Skull, buon lavoro. Che buon lavoro, sono salito col coso. Comandante? È meglio darti un titolo, no? L'abbiamo deciso io e Quistis. Che cazzo? Cosa abbiamo deciso da sole? Abbiamo stabilito anche i nostri ruoli. Io mi occuperò della gestione delle provviste del Garden. Io e la dottoressa Kadowaki ci occuperemo degli studenti. Tu ti occuperai delle rotte di viaggio e dei piani di battaglia. Ah, lascia riposare Selfie. Ha detto che è stanca, ma non mi ha detto il motivo. Credo sia esausta dalla missione della base missilistica. Che ne pensi della divisione dei ruoli? Ti va bene? Non male. Bene, ho già alcuni rapporti da fare. Madonna, subito. Non farmi le palle. Ehi, Skull. Lo sapevi che quelli di FH ci stavano riparando il Garden, no? Bene, hanno finito. Quindi il Garden si può muovere. Ah, a proposito, sarò io a guidare il Garden. Non ti preoccupare, mi hanno insegnato come si guida questa cosa, fidati. Quando vuoi partire, dimmelo, ok? Allora sappiamo dove dobbiamo andare. Aspetta, aspetta, proviamo a tornare a Balam. Non sappiamo cosa sia successo da quando ce ne siamo andati. Non vorrei che, essendo anche Balam un porto, dopo FH toccasse proprio a loro. Hai ragione, cosa facciamo? Andiamo a Balam. Mi pare che io, dopo Balam, mi sono preso una pausa dalla trama. Infatti ho preso Dino e Tomberi ed ho battuto il club segreto delle carte intorno al Garden. Infatti pure la guida ti dice di andare a Balam, quindi andiamo a Balam. Quali saranno i fini della strega? Non riesco a capire cosa voglia realmente. Aspettiamo ancora un po'. Dove sarà andata la nave dove è salita il Lione? Chi erano le persone di quella nave? Vabbè, tutte queste domande sì, partiamo. Partiamo, vi guiderò verso la nostra destinazione. Avvisate tutti di fare attenzione quando ci muoveremo. Ricevuto. Il comandante che vi parla, questa è la... Questo è il ponte di comando. Il Garda sta per partire, equipaggio prepararsi per la partenza. Passo la parola al capo squadra Squall che vi prove... Ma avete capitano, mo... vabbè. Squall, no, il discorso no. Pegli quel microfono. Allora, la nostra squadra sarà sempre formata da Zell e Squall e Rinoa, che sono lì meglio. Adesso per compagnia. Ok, cambia giusto. Però è vero. Neve, caldo, vento, pioggia.
Allora indietro, avanti con quadrato, Ok. se accende punto di comando, ok. A Baran basta proprio qua, questa è la mappa del mondo. Sembra un po' di vomito buttato là. Quello è tutto il Balam che si sposta? Sì. Garden, non Balan. Garden. Balan bella città, mi sono sbagliato pure prima di chiamare. Oh, si vola. Dammi addosso! Mi fumo un Il problema è che cazzo. ci vai addosso. Mi fumo un cazzo. Mi sono abituato ai cosi. Dove parcheggio in doppia fila? L'ho visto, da un po' fa impressione. Che c'è sempre la faccia. Ah, sistemiamo i giù, cioè, ma perché io faccio queste stronzate? Se ti ha risposto Xander, eh? Capito? Giusto. Ma no, come un po' di vomito. Eh sì, è buttato là. Ah, Oddio. cazzo, che cazzo c'erano tutti i GF? Porca merda, i dovrei giri. Ah, vabbè. Questo alza lui. Poi avevo messo, porco, non mi ricordo. Niente buono. Cazzo, io ho messo Diablos a lui. E gli metto Brothers. Metto carta. Metto GF. Assimila. Che poi una considerazione, vediamo se sei d'accordo. Questa cosa che anche il Garden di Galbadia voli mi sa tanto di stronzata perché per come ne parlava Sid sembrava solo una. Sì, infatti questa è una cosa un po' brutta, ci sono rimasto pure io la prima volta, però dovevano fare in modo che volassero pure gli altri per far vedere se spostavano. Ah, l'unica cosa è che adesso abbiamo un piccolo problema. Che merda. Perché? Che io devo stoppare qui la live perché il latte con i cornflakes ha Ha fatto fatto effetto. effetto. Oh cazzo. Quindi, Senti. Xander, io stoppo qui la live solo per una questione di continuità, che almeno la Tu fermiamo, giocate tanto Witcher? sì, gioco da The Witcher e poi io rientro. Tanto domani mattina io attacco alle 2, quindi la mattina ci risto se tu ci stai per la live e tu. Su cosa? Su Final Fantasy 8. Tanto un'ora l'abbiamo fatto, abbiamo ripreso un po' in mano. Poi se è, ci sono anche la domenica mattina. Domenica Domanica? mattina. Quindi Xander, a tra poco ci rivediamo in live con Claudia che entra Con The con Witcher? The Witcher. Io fermo subito senza aspettare la tua risposta perché altrimenti è brutto. Ok, allora domani mattina comunque tanto ci stiamo subito, adesso lei riattiva, solo la cosa che devi staccare quella e attaccarla da sopra. Dove? Ma te la attacco io. Vabbè, a tra poco.